vengo da te attraverso lo studio in diagonale questa volta. Va. Buongiorno Evelina Flacchi, buongiorno Improtas, buongiorno Fulvio Marino. Oggi non c'è Lorenzo Biagiarelli, che salutiamo perché è influenzato. Va in giro. Biagia, non devi andare in giro tutto il weekend, perché non c'è più il fisico anche te, capito? Ecco. E poi lui è vecchio dentro, quindi... Lui è vecchio dentro, quindi si ammala anche succede fuori. Così. No, ma siamo stati un po' tutti, chi più, chi meno. Aspetta, eh. No, esatto, c'ha le cose, adesso no, adesso no. Va bene, comunque non aspettiamo. Che non abbiamo tempo noi adesso. Esatto, non abbiamo tempo. Non abbiamo tempo. E oggi facciamo che cosa, Perse? I biscotti di Babbo Natale. Vabbè, meraviglioso. Perché siamo ampiamente in tempo. Perché una settimana è Natale, è lunedì giusto, prossimo. Da lunedì. Però domenica sera bisogna metterli fuori. Quindi assolutamente. Dovete preparare questo vassoio. Per Babbo Natale. Babbo Natale c'ha una fame boia e freddo. E cosa gli diamo da bere? Un po' di latte? Ma io gli darei un grappino, però... Ecco, mio papà gli diceva sempre di lasciare un whiskino. Perché aveva freddo mio papà la salunga. Mio papà la no, gli daremo un caffè latte, una cioccolata caffè latte, stavolta calda, caffè latte. Però vabbè. Partiamo subito con i biscotti, che sono anche proprio tipici. Però per non saperne leggere né scrivere, io l'uvetta l'ho già messa a ballo nel vino bianco, Bravo. Vino bianco dolce. Almeno un po'. Perché deve sto Babbo Natale qua si deve un attimo. Quello che viaggia lì sulla slitta con Rudolf dal Polo Nord, un freddo della miseria, dovrà pure scaldarsi. Infatti deve essere un po' corroborato, poverino, se no. Farina, burro e zucchero insieme. Farina, burro e zucchero. Per fare la frolla. Per fare... non è proprio frolla, Antonella. E cos'è? È una pasta proprio... Come posso dire? Una via di mezzo tra una ciambella e una frolla. Top. Proprio così, proprio una via di mezzo. E facciamo lavorare bene questi tre ingredienti. Intanto ci prepariamo tre uova rotte in una ciotola. Quindi... Questa va bene? Sì, sì, va bene, va bene. Okay. Va bene questa. Una... Due, così le controlliamo, questo è un motivo per cui le vediamo anche prima e sì, vedere che sono freschissime, però fresche. Per insomma è sempre meglio vedere. Precauzione è meglio. Questi biscotti qua in realtà tu puoi farli versione torta, versione rotonda, versione quadrata, come vuoi, perché rimane una di quelle frolle montate morbide che possono assumere la forma che più vi piace, anche magari facendola negli stampini dell'albero di Natale piuttosto che della renna o dell'omino di pan di zenzero, quindi potete scegliere quello che volete. Quando la massa, vedi che il burro comincia a abbracciare la farina e lo zucchero, andiamo a mettere le uova dentro. Ecco. Insieme alle uova ci mettiamo anche la vaniglia, quindi un estratto di vaniglia, eccolo qua. Ci andiamo a mettere dentro anche il lievito, quindi la classica bustina di lievito, e lo facciamo girare per bene, unendo anche la cannella. Vedi che non ho ancora messo né l'uvetta e né il goccino di vino bianco. Hai messo solo le polveri. Solo ora. Le polveri, esatto. Per adesso, con le uova e basta. E la facciamo amalgamare bene. Intanto cosa facciamo? Prendiamo le noci e le tritiamo grossolanamente. Stavolta non serve neanche il frullino, proprio le facciamo così a coltello. Eccole qua. Ha preso a fare un po' freddo adesso. Io ho messo la camicia così bella sportiva. Invece fa freddino. Occio, fa freddino. Confidavo nelle luci dello studio, ma invece d'altronde è Natale, non è che si può, no? No, è ora. È ora. Come è diceva ora. Mia nonna, se chi è melon, ognuno ha la sua stagione. Quindi voglio dire, zucca e meloni, ognuno ha la sua stagione. Intanto che tu tagli le noci, voglio ricordare il numero di telefono per fare, iniziano i casting per i nostri senior. Il numero di telefono è questo qui, no? Questo qui è sempre quello dell'altro. No, ma io ogni volta che cerco di parlare dei senior, esce la richiesta di casting di un'altra cosa, vero? Che cos'è questo? Ah, è l'eredità, ti facciamo tanti complimenti a Marco Liorni che prende, è ufficiale, insomma, l'eredità come condizione, quindi gli facciamo tanti in bocca al lupo. Oltre ai concorrenti dell'eredità, però noi stiamo facendo anche il casting per The Voice Senior. E quindi il numero di telefono è 02 39 19 86 00. Questo è sempre quello dell'eredità. Due volte quello dell'eredità e zero quello di senior. No, scusate però, io protesto. Cioè, diciamo tutti i blocchi, diciamo il numero di telefono. Tutti i blocchi, adesso diciamo il numero di telefono. Va bene, allora. Oh, là. Oh.
dai. Intanto che questa massa qua si è fatta, ci mettiamo dentro anche l'uvetta. Non nascoliamola troppo dal vino, certo, bianco, insomma, anche perché Babbo Natale, ripeto, freddino ce l'avrà. Freddino ce l'ha. Allora, se non volete metterla nel vino bianco per una questione, insomma, dei bimbi, ok, a parte il fatto che va via, quindi l'alcol dà solo l'aroma e basta, potete metterla nel marsala, se non avete il vino bianco, oppure direttamente anche semplicemente nell'acqua. Quindi non è importante mettere un liquore, ecco, però così è più aromatica e più buona. Questo lo teniamo da parte perché a qualcuno i biscotti gli piacciono pucciati anche nel vino bianco. Assolutamente. Ma vedi mai che comincia a formarsi? Cosa facciamo? Adesso andiamo a mettere piano piano il latte. Ecco, il latte dobbiamo aggiungerlo piano piano, fin tanto che non otteniamo un impasto montato ma soffice. Ok. E per ultimo andremo a mettere la frutta secca, quindi vado a far tutto girare. Tutto nella planetaria, se uno non ha la planetaria può farlo con le fruste. Sì, in una ciotola anche con le mani, certo. Non è un problema. No, lo dico perché sennò magari uno non ha la planetaria e dice questi biscotti non li posso fare. No, viene tranquillamente anche a mano, si tribola un pochino di più, però... certo, voglio dire. Diciamo che questi macchinari hanno la funzione di alleviarci un po' il lavoro. Anzi, se li fate con i vostri bimbi è meglio a mano che in planetaria, perché così... Ecco, vedi Anto, la pasta, man mano che si idrata, prende questa consistenza bella morbida e spugnosa. Adesso possiamo aumentare un po' i giri. Allora, intanto che mettiamo il latte piano piano, diamo il gold, così poi partiamo da qua. Va bene. Allora, sono già in onda. Stavamo discutendo di cioccolata in questo momento, figuriamoci. Allora, intanto abbiamo messo tutto il latte, stiamo facendo questi biscotti di Babbo Natale. Per ripetere tutto, abbiamo messo 500 g di farina, 120 di burro, brava, 150 di zucchero, 3 uova, lievito, vaniglia, cannella, giusto? Perfetto. Poi abbiamo messo l'uvetta ammollata anche nel vino bianco, abbiamo messo anche un pochino, l'abbiamo scolata proprio bene, abbiamo pacellato un attimo. Per Babbo Natale, poi ci abbiamo messo tutta la frutta secca, quindi pinoli e le noci. Se avete delle nocciole, se avete delle mandorle, quello che avete, tanto nei cesti di Natale, la frutta secca non manca. Guarda come si è ammorbidito col latte. Si è ammorbidito bene col latte e adesso noi andiamo a metterlo in un sac à poche perché dobbiamo proprio fare questi biscotti qua. E la consistenza giusta è proprio questa. Gli diamo un giro un po' veloce, così andiamo ad amalgamare l'ultimo sprint. L'ultimo sprint e siamo a posto. Ma che bello! Quindi è tutto qui? Tutto qua. Ma che meraviglia, vedi? Tutto adesso qua. Vedrete come vengono dei biscottini buonissimi. Vorrei essere Babbo Natale. No, nel senso che quando passa, perché questi sono per lui, non è che si possono mangiare. Ma secondo me qualcuno, Babbo Natale, magari lo avanza. Ma scusami, ma Alfio, dov'è Alfio? Non lo so e mi preoccupa, io quando non lo vedo con i bambini, quando perché non li l'ho visto stamattina, quindi c'è, perché Biagiarelli è malato. C'è. Ma lui c'è, perché io l'ho visto, mi ha salutato. Tra l'altro ci siamo visti anche ai mercatini questo sabato. Però sai che Alfio... Quando i bambini non li senti stanno combinando qualcosa. Esatto, io ho paura che mi combini qualcosa, ho il terrore di questa cosa qua. E lui è uguale, quindi mettiamo l'impasto dentro in un sac à poche, ma potete farlo anche con due cucchiai, se volete, se li volete un po' più rustici, diciamo. Adesso noi li facciamo così. Prendiamo una bella teglia, ci mettiamo la carta forno, tagliamo il sac à poche un po' grande, quindi facciamo un buco un po' più grande, così. Vedete, abbiamo tagliato proprio non solo la punta, ma un bel pezzo. E poi facciamo, fai un favore, mi tieni un attimo ferma la prima, solo la prima carta, che così fa peso. Ecco qua. Quindi delle cose così. Dei savoiardoni grandi. Che ha dentro di tutto. Ma volendo uno ci può mettere anche le gocce di cioccolato. Quello no? che volete. Con questo impasto, è neutro. Quindi è neutro, nel senso che ha aromatizzato la cannella, ma potete farlo come più. Con la cannella ci va. Come più vi a piace. A Natale ci va la cannella. Potete mettere anche un po' di zenzero in polvere, se a Babbo Natale sapete che piace. Quindi. Allora, andiamo. Io penso che a Babbo Natale piace a tutta quella roba lì, la cannella, lo zenzero, il cioccolato. L'ultimo passaggio prima di metterli in forno è quello di metterci sopra lo zucchero in granella. Lo zucchero in granella. Di solito nevica, no? Quindi, di solito nevica, questa è la neve. Questa è la neve. Vanno in forno a 170 gradi circa, 170-180 per 20-25 minuti. Senti, cosa gli diamo da bere a questo Babbo Natale? Allora, o del vin brûlé, comunque che sarebbe proprio il suo. O una cioccolata calda. Oppure sai cosa facciamo? Guardate i biscotti, scusate i biscotti. Quanto questi tempo hai detto? Così. 25 minuti. 20-25 minuti. Ma guardate minuti. Che meraviglia questi biscotti.
qua abbiamo anche il bel vassoione di Babbo Natale. Vedi, bisogna mandare la letterina, vedete, per Babbo Natale, qua c'è scritto, guardate, per Babbo Natale. Allora, qua c'è del latte caldo, quindi io nella ciotola cosa vedete, vado a mettere? Prendiamo la ciotolina, quella facile da usare, un bel latte bello caldo. Poi bambini, io glielo macchierei anche con un po' di caffè perché la notte si deve è lunga. Tirar su. Allora, potete scegliere o del vin brûlé o del latte e caffè per tirarsi su o della cioccolata calda, quello che volete. Esatto. E poi gli mettiamo su questo. Poi tra l'altro, Anto, ti farò vedere una volta una cioccolata fatta solo proprio con fondente acqua. Ah, bene. Che così è per tutti. E questi qua messi poi sul pianerottolo, fuori dalla porta, sotto l'albero di Natale. Se lo mettete in casa bisogna lasciare aperto un po' la finestra, perché sennò dove entra Babbo Natale? Sì, perché dal camino secondo me con la pancia che ha non ci passa più. Esatto, e poi se ha la pancia di Alfio e no, non va bene. Non passa neanche dalla porta se ha la pancia. Guarda che di meraviglia, dai, mettiamoli tutti. E questi sono belli aromatici. Poi non è che adesso ve lo dico già, bambini, non è che lui li mangia tutti, No. Lui ne mangerà uno perché mangia in tutte le case, però poi voi mangiate il resto. Poi quelli che avanzano, io ho tenuto il vino bianco dove abbiamo messo la l'uvetta in ammollo. Io qualcuno lo assaggerei anche. Io lo assaggerei anch'io. Bene, biscotti di Babbo Natale di Daniele Persegani. Grazie.